Allora, per esempio, il sistema è lambda x più y più lambda z uguale 3. 2 lambda x meno y meno z uguale, facciamo meno 2z. Uguale meno lambda, e poi meno x più y più 3 lambda z uguale 3. Ok? Ok. Oh, in genere cosa fa il professore quando ve lo dico, tanto non credo che debba. Se mettete lambda uguale a 1, ci ho messo una soluzione, in questo caso per farla semplice, perché ho poco tempo per, se nel caso mi vengano diciamo mi venga un errore e sto alla lavagna, quindi ci ho messo la soluzione 1 1 1 per lambda uguale a 1. Infatti però 1 più 1 più 1 fa 3, 2 meno 1 meno 2 fa meno 1, meno 1 più 1 più 3 fa 3. Quindi per lambda, ora già sappiamo che per lambda uguale a 1 dovrà avvenire la soluzione 1 1 1. Ok? Allora, come si fa? Allora, cominciamo a fare il determinante di A. Chi è A? A è lambda 1 lambda 2 lambda meno 1 meno 2, poi meno 1 più 3 lambda. Determinante di A quanto fa? Sviluppiamo secondo la, vabbè, la prima, la terza riga, a meno 1 che moltiplica meno 2 più lambda, quindi meno 1 per meno 2 più lambda, qua più meno più, quindi questo non si deve cambiare segno. Poi meno 1 che moltiplica meno 2 lambda meno 2 lambda quadro, poi più 3 lambda che moltiplica meno lambda meno 2 lambda. E qua ci abbiamo meno lambda più 2. Qua quando ci stai cambiando di segno facciamo tutti i passi uno alla volta, che è facile confondere. Poi più 2 lambda più 2 lambda quadro meno 9 lambda quadro. Quindi quanto viene? Meno 7 lambda quadro più lambda più 2. Se ho fatto bene, okay. Ora naturalmente questo è un polinomio di grado 2, per certi valori potrebbe valere 0, infatti questo qua dovrebbe avere due radici reali, no? Perché la discriminante stavolta è positiva. E però quando lambda è diversa da 0, questo sistema ha un'unica soluzione, perché è un sistema a 3 equazioni e 3 equazioni. Il problema è come trovare la soluzione. Allora ci sono vari metodi: o facciamo l'inversa di questa matrice, non ci penso proprio, o se no facciamo con le sostituzioni, non ci penso proprio. Qui, per esperienza, questo è un fatto di pura e sola esperienza, il metodo più veloce è la formula di Gram. Ok? Perché il metodo più veloce è la formula di Gram? Perché è esattamente calcolare altri tre determinanti di questo tipo. La formula di Gram si risolve nel calcolo di altri tre determinanti di questo tipo, cioè i numeratori
che poi divisi per i determinanti di A ci devono dare x, y e z. Se vi ricordate, x chi è un certo determinante fratto questo. Questo va al denominatore perché per i lambda ovviamente tutto è più diverso. Allora, chi è il determinante? Allora chiamiamo AX la matrice dove questo lo metto al posto della X. Quindi qua abbiamo 3 meno lambda 3, 1 meno 1, 1, lambda meno 2 lambda, meno 2, 3 lambda. Allora, determinante di AX, quanto fa? Fa, sempre secondo l'ultima riga, 3 che moltiplica meno 2 più lambda, meno 1 che moltiplica meno 6 più lambda quadro, più 3 lambda che moltiplica meno 3 più lambda. Ok, quindi quanto mi viene? Meno 6 più 3 lambda più 6 meno lambda quadro meno 9 lambda più 3 lambda quadro uguale 3 lambda quadro meno lambda quadro fa 2 lambda quadro meno 9 lambda più 6, 3 lambda fa meno 6 lambda. Allora, vediamo un po' lambda quadro meno 6 più 6 fa 0 e già non ci troviamo, vediamo un po' perché se metto lambda uguale 1 no ci troviamo, se metto lambda uguale a 1 qua viene meno 4, qua viene meno 4, il rapporto quanto fa? 1, che era la soluzione giusta. Ok? Però non è questo il modo di controllare, questo è un primo controllo, ma non è questo il modo di controllare se di aver fatto bene. Adesso andiamo a fare AY, chi è AY? Devo mettere la riga la colonna dei determinanti al posto della Y, quindi la prima colonna rimane uguale, lambda 2 lambda meno 1, 1 meno 1 1 lambda meno 2 3, la seconda ce la devo cambiare, quindi 3 meno lambda 3 e la terza invece non la cambio. Adesso andiamo a fare il determinante di AY sempre secondo la terza riga. Allora ci abbiamo meno 1 che moltiplica meno 6 più lambda 4, meno 3 più meno 3 che moltiplica meno 2 lambda meno, 4, meno 2 lambda quadro, poi più 3 lambda che moltiplica meno lambda quadro meno 6 lambda uguale più 6 meno lambda quadro più 6 lambda più 6 lambda quadro meno 3 lambda cubo meno 18 lambda quadro uguale meno 3 lambda cubo meno 18 più 6 meno 1 fa meno 13 lambda quadro. Poi di lambda ci sta solo più 6 lambda più 6. Allora vediamo un po' se può essere giusto. Meno 3, meno 13, più 6 fa meno 4. Meno 4 è il numeratore della y, il denominatore è sempre determinante di a che faceva meno 4 per lambda uguale 1. Stiamo sempre per lambda uguale a 1, sto controllando. Quindi effettivamente per lambda uguale a 1 la y mi viene 1, che era la soluzione. Andiamo a vedere l'ultimo. Qua riscrivo il determinante di A
fatemi cancellare A e lo sviluppo determinante, così rimane almeno quella che è più facile, quindi speriamo di averlo fatto bene. Adesso scrivo AZ, chi è AZ? Lambda, 2 lambda, meno 1, poi 1, meno 1, 1, poi 3, meno lambda, e 3. Il determinante di AZ, chi è? È sempre secondo l'ultima riga, meno, meno lambda più 3, meno, meno lambda quadro, meno 6 lambda, meno lambda quadro, meno 6 lambda, più 3, che moltiplica meno lambda, meno 2 lambda, uguale, uguale, lambda meno 3, più lambda quadro, più 6 lambda, meno 3 lambda, meno 6 lambda. Allora questo se ne va. Dovrebbe venire lambda quadro meno 2 lambda meno 3, che per lambda uguale a 1 fa sempre il solito meno 4, che fatto meno 4 fa 1. Quindi se abbiamo fatto bene i conti, riscrivo il tutto qua. Allora la x chi è? La x è questo fratto questo, cioè x uguale 2 lambda quadro meno 6 lambda fratto meno 7 lambda quadro più lambda più 2. Poi la y chi è? La y è il determinante di y, cioè meno 3 lambda cubo meno 13 lambda quadro più 6 lambda più 6 fratto meno 7 lambda quadro più lambda più 2. E la z chi è? La z è lambda quadro meno 2 lambda meno 3 fratto meno 7 lambda quadro più lambda più 2. Ma il problema qual è adesso? Il problema è essere sicuri di aver fatto bene, che non è che, vabbè, ho fatto i conti, butto là. I conti vanno controllati. Ma qual è un modo efficiente per controllare? Che io non è che posso prendere quell'espressione, sono sì qua dentro, c'è una mezz'ora, minimo, e poi non sono per nulla sicuro di aver, con quelle espressioni letterali così complicate, una volta che le vado a sostituire, di fare tutti i passaggi giusti per controllare di aver fatto bene. C'è un modo alternativo. Qual è questo modo alternativo? Speriamo di aver fatto bene, fatemi cancellare almeno qua, mi prendo un po' di spazio. Io faccio uno specchietto. Allora metto dei valori di lambda, poi x, y e z, e poi faccio il controllo. Allora, per esempio, se metto lambda uguale a 0, si può mettere, certo, perché non è un valore critico. Qua mi viene 2. Allora, cosa mi viene? X quanto viene? X quanto viene? 0 fratto 2 fa 0. La y quanto viene? 3. E la z? Meno 3 e mezzo. Andiamo a vedere se funziona. Allora, 0, perché ci sta lambda, più 0 più 3 fa 3. Poi 0 meno 3 più 3 fa 0. 0 più 3 più 0 fa 3. Quindi a 0 le cose funzionano. Poi mettiamoci 1.
Mettiamoci 1. Allora, se ci metto 1, poi mi viene meno 4 fratto meno 7 più 1 più 2 che fa meno 4. Meno 4 fratto meno 4 fa 1. Poi mi viene meno 3 meno 13 fa meno 16 più 12 fa meno 4 fratto meno 4 fa 1. Poi viene 1 meno 2 meno 3 fa meno 4 fratto meno 4 fa 1. E funziona perché l'avevamo visto prima. Attenzione però che questi due controlli non bastano. Allora, questi qua sono controlli di tipo probabilistico, si basano su un teorema dell'interpolazione. Cioè se ne faccio un certo numero, 3, 4, potrebbero bastare. Sicuramente se ne faccio 5, 6, bastano. Però il problema è che ne devo fare almeno 3. Per quale motivo? Beh, lasciamo perdere il denominatore, ma questi al numeratore sono polinomi di grado 2. Per interpolarli in maniera sicura, cioè dovete conoscere almeno 3 punti. Ok? Ma un'altra motivazione. Qua se mi sbaglio e leggo un lambda come lambda quadro, ah, mettiamo che c'è un lambda quadro, l'ho letto come lambda. Quando metto lambda uguale a 0, lambda uguale a 1, non cambia niente, perché o lambda o lambda quadro fanno sempre, se lambda era 0, lambda quadro fa 0, lambda era 1, lambda quadro fa 1. Quando è che se io cambio il grado me ne accorgo? Quando lambda per esempio è uguale a 2 o meno 1, cioè non deve essere né 0 né 1. 0 e 1 è troppo limitativo. Per esempio mettiamo meno 1. Allora, se metto meno 1, qua cosa mi viene? Al numeratore mi viene 2 più 6 che fa 8. Al denominatore mi viene meno 7 meno 1 che fa meno 8 più 2 che fa meno 6. Quindi viene meno 4 terzi. Lo vedete che stavolta viene un poco... Poi andiamo a vedere il secondo. Sopra viene più 3 meno 13 meno 6 più 6, sotto era meno 6, quindi meno 10 sesti, più 10 sesti, cioè 5 terzi. 5 terzi. Poi lambda quadro fa 1 più 2 meno 3 fa 0, quindi questo qua mi viene 0. Allora, come si fa? Andiamo a sostituire. Meno 4 terzi per meno 1 fa 4 terzi, più 5 terzi più 0 fa 9 terzi che fa 3. Vedete che si trova. Poi meno 8 terzi più 8 terzi, scusate, cioè meno 1 qua. Poi meno 5 terzi fa 3 terzi che fa 1, perché z è uguale a 0, ma 1 è meno lambda, perché lambda era meno 1, meno lambda fa 1, e si trova. Poi più 4 terzi più 5 terzi più 0 fa 9 terzi che fa 3, quindi qua si trova perfettamente. Allora, questo è il numero minimo di controlli da fare. Fanno almeno 3 e almeno 3 valori diversi. Quando ne avete fatti 3 e funzionano tutti e 3, vuol dire che probabilmente avete fatto bene. Molto probabilmente. Se poi vi avanza proprio tempo, se io qua ci metto 2 adesso, ci facciamo un quarto, andiamo a vedere quanto viene. No, se ci metto 2, innanzitutto sotto quanto mi fa? Mi fa meno 28 più 4 fa meno 24. Sopra viene 2 per 4 che fa 8 meno 12 fa meno 4, fa un sesto. Poi sotto fa sempre meno 24. Sopra fa meno 24 meno 52 più 12 più 6, quindi fa
meno 52 meno 6 fa meno 58 su 24, quindi fa 29 dodicesimi. Questo scriviamolo in dodicesimi che è meglio, 2 dodicesimi. 3 per 8 24, 13 per 4 52, più 12. Ok. L'ultimo addirittura fa 4 meno 4 meno 3 fa meno 3 su meno 24, quindi fa sì, 3 ventiquattresimi. Qua lasciamo scrivere 58 ventiquattresimi e qua lasciamo scrivere 4 ventiquattresimi. Lo voglio con lo stesso denominatore, per quale motivo? Perché adesso quando vado a sostituire supponiamo di moltiplicare tutto per 24, quindi invece di sostituire 4 ventiquattresimi, 58 ventiquattresimi, 3 ventiquattresimi, io sostituisco lambda uguale a 2, poi x uguale a 4, y uguale a 58 e z uguale a 3. Che deve venire fuori? Il secondo membro deve venire fuori moltiplicato per 24. Allora, 2 per 4 fa 8, più 58 fa 66, più 6 fa 72, diviso 24 fa, tutti i 24esimi, diviso 24 fa 3. Poi 2 per 2 fa 4, per 4 fa 16, meno 58 fa meno 42, meno 42 meno 6 fa meno 48, diviso 24 fa meno 2. Adesso trovo. Poi meno 4 più 58 fa 54, più 9, no, più 6, 6 per 3, più 18 fa 72, 72 diviso 24 fa 3. Quindi 2, vabbè, quei numeri là, quindi stavolta è sicuro abbiamo fatto bene. Vedete, quando ci ho messo 2 sono venuti veramente numeri abbastanza particolari, no, la probabilità che erano le soluzioni, quella, una soluzione c'aveva per lambda uguale a 2. Oh, abbiamo finito? No. Che ci manca? La discussione dei valori critici. Allora, quali sono i valori critici? I valori critici sono le soluzioni del determinante uguale a 0, cioè 7 lambda quadro meno lambda meno 2 uguale a 0, quindi lambda uguale 1 meno più la radice di 57 fratto 14, che è 1 meno b meno più la radice di b quadro, 4ac, 14 per 4 fa 56, meno 4ac fa più 56, quindi 56 più 1 fa 56, fratto 2a. Questi sono i due valori critici. Ora, che mi interessa? Quindi ci sono per questi due valori il determinante si annulla, quindi questa matrice qua ha un determinante nullo, cioè le equazioni sono combinazioni lineari l'una dell'altra a sinistra, e a destra, cioè il sistema è compatibile o no. Allora, che cosa vi succede quando il determinante è uguale a 0? Qua c'è 0, 0, 0. Chi sono questi? Non sono i determinanti dei minori della matrice completa? Allora, la matrice completa c'ha 4 minori di ordine 3. Uno è quello che sta al denominatore A. Gli altri 3 sono quelli che stanno al numero 2. Perché se praticamente a meno del segno. No, perché significa sostituire la prima colonna. Invece della prima colonna piglio l'ultimo, invece della seconda colonna piglio l'ultimo, invece della terza colonna piglio l'ultimo. Allora, se in uno di questi valori, se uno di questi valori, per questi valori critici, uno di questi numeratori vi viene diverso da 0, automaticamente
il sistema non è compatto, basta uno. Allora, per esempio, prendete il primo, 2 lambda 4 meno 6 lambda, dove si annulla? O a lambda uguale a 0 o a lambda uguale 3. Lambda per 2 lambda meno 6, lambda per lambda meno 3 uguale a 0, o lambda uguale a 0, lambda uguale a 3. Quindi questo qua si annulla 0 e 3, ma se si annulla 0 e 3 non si annulla per questi valori qua. Quindi quando ci vado a mettere i valori critici, che succede qua? Sotto mi trovo 0, sopra mi trovo diverso da 0. Allora il sistema è incompatibile. Quindi per questi due valori il sistema è incompatibile. Cioè se il sistema fosse compatibile, ma la dovrebbe dare una x, una y e una z. Se non esce, la x viene un numero diviso 0, vuol dire che il sistema è incompatibile. Però, ecco, fin qua tutto bene. La prossima volta continuiamo a fare un altro sistema, perché voglio far vedere cosa può succedere quando il sistema, per esempio, quei valori critici, il sistema poteva essere compatibile. Quando succedeva? Quando al numeratore riesce fuori in evidenza lo stesso la stessa cosa del denominatore. Allora che succede? In quel caso attenzione a semplificarlo, perché se lo semplificate perdete il valore critico. Lo faccio vedere la prossima volta questo. Cioè certe volte può succedere che anche per i valori critici il sistema sia compatibile. Allora bisogna stare un attimo attenti, ok? Faccio il sistema apposta. Invece voglio dire un'altra cosa, dovremmo avere ancora qualche minuto. Sì. Allora, voglio dire un'altra cosa. Come si fa a capire? Allora, questo check qua, noi che l'abbiamo fatto a fare? Per vedere se abbiamo fatto bene. Però non mi siete fatti una domanda. Che succede se abbiamo sbagliato? Che fai? Rifai tutto da capo? Se rifai tutto da capo non è granché utile. Allora, tu vai a sostituire e non ti torna. Mettiamo che un certo controllo non ti torna. Allora, cosa fai? Cosa fai? Per esempio, supponiamo che tu qua hai fatto meno 4 terzi, 5 terzi, 0 e non ti torna. Ok? Allora cosa fai? Ci metti lambda uguale a 2 e te lo risolvi il sistema solo per lambda uguale a 2, che è molto più facile che risolvere in generale. Se io qua ci metto lambda uguale a 2, questo sistema ha tre equazioni e tre incognite, si fa facile. È un sistema invertibile. Allora mettiamo che quando lo vado a risolvere, quindi attenzione, lo rifaccio ma solo per lambda uguale a 2. Allora mettiamo che quando lo rifaccio mi venga meno 4 terzi, 7 terzi, 0. Che vorrà mai dire? Allora, quando andavo a sostituire non si trovava. Quando vado a fare le soluzioni direttamente, senza farle con la lambda, la prima si trova, la seconda, la terza si trova, la seconda non si trova. Dove starà l'errore? Nella y. Professore, ma perché per lambda uguale a 2? Scusate, ho indicato la colla alla riga di lambda uguale a meno 1, pensavo a lui. Cioè, lo vado a fare per un certo valore di lambda, ok? Per lambda uguale a meno 1, c'hai ragione. Però, se per questo valore di lambda questa si trova, questa si trova, questa non si trova, probabilmente ho sbagliato la y. Quindi, è vero che mi sono dovuto andare a risolvere un caso particolare, che però è molto più facile del caso generale, e mi dice dove andare a vedere dove ho sbagliato. È chiaro? Ovviamente se non si trova la x avrò sbagliato la x, se non si trova la z avrò sbagliato la z. Se non si trovano tutte e tre, a che dovete pensare? Al denominatore. Perché quello là potrebbe aver, per esempio, se non si trovano tutte e tre ma sono proporzionali a, cioè per esempio invece di venire 1, 2 e 3 viene 2, 4 e 6, allora magari ho sbagliato il denominatore. È chiaro? Quindi a seconda dei risultati del caso particolare, confrontandoli con i risultati che avete fatto in generale, siete in grado ovviamente
Allora, quello che ci dovete mettere è che dovete imparare di questi quattro determinanti mediamente a farne bene almeno due, perché se su quattro non ne fa bene manco uno, è chiaro che quando vai a fare i controlli viene tutto sballato e non ne riesci a uscire, perché se è tutto sballato, da dove, cioè tutto ingarbugliato, dov'è il bandolo della matassa? Se invece su 4, 3, 2 stanno fatti bene, meglio ancora se 3 stanno fatti bene, tu quando vai a fare il controllo lo vedi subito qual è quello sbagliato. Quando le cose non si trovano, è chiaro? Non solo, se per esempio per lambda uguale a 0 si trova, lambda uguale a 1 si trova, lambda uguale a meno 1 non si trova, probabilmente qualche lambda quadro che è passato a lambda, capito? Qualche, hai sbagliato a vedere qualche grado, perché a 0 e 1 si trova, e a meno 1 che non si trova, per dire. Se invece, e vabbè, insomma, poi non possiamo fare tutti i casi a priori, andiamo a vedere i casi concreti. Ok, quindi da questo punto di vista, questo esercizio qua, non solo, diciamo, è chiaro che anche qui ci sta un po' di tecnica che si può imparare, però diciamo uno per capirlo bene deve aver capito come funziona l'uscio e il capello, aver capito la formula di Cramer e saperla applicare, e poi quindi fare una certa quantità di conti, ma soprattutto saper controllare nel caso in cui questi conti diano un risultato che non è in accordo con il risultato 20. E va bene, vediamo un po' che ora si è fatto. Vabbè, 2 minuti vi posso